Amici e nemiche della muffa, benvenuti nella macchina di bastamuffa.com. Io sono Giuseppe e mi occupo di trattamenti antimuffa, ma questo dovresti già saperlo se hai già visto qualche video. Allora, oggi vorrei raccontarti un piccolo aneddoto che mi è capitato ieri parlando con un cliente. Devi sapere che noi riceviamo tantissime telefonate ogni giorno, soprattutto nei mesi freddi come questo di gennaio, che si sta rivelando veramente pienissimo di problematiche per i nostri clienti da nord e sud. Ahimè, come puoi notare, il clima è letteralmente crollato da un inizio di dicembre quasi mite, almeno qui nel nord in provincia di Milano, a delle temperature polari in tutta Italia. Insomma, basta guardare il telegiornale per vedere i grandissimi disagi. Purtroppo tutti questi shock termici poi si ripercuotono nelle nostre case, con purtroppo le conseguenze che già sappiamo. Ti dicevo all'inizio, ieri ci ha contattato un nostro cliente che ovviamente aveva un problema di muffa ed era intenzionato a saperne di più. Devi sapere che ci sono tanti modi per entrare in contatto con noi. Puoi fare una ricerca su Google e magari finisci sul nostro blog. Puoi atterrare nel nostro sito bastamuffa.com, puoi visitare la nostra pagina Facebook o infine puoi anche finire su YouTube e vedere uno dei miei filmati. In questo caso però la raccomandazione, se così si può dire, è stata fatta da un amico che aveva letto qualcosina su di noi e non appena ha saputo che questa persona aveva dei problemi di muffa, gli ha recuperato il nostro numero di telefono e gliel'ha dato e gli ha detto chiamali. Qual è il problema di fondo? Questa persona ci ha contattato pensando che si trova davanti l'ennesimo negozio che gli avrebbe per telefono venduto qualcosa, e non ti nego che la prima domanda che mi è stata fatta è: ho un problema di muffa, quanto mi costa spendere per fare il lavoro e cosa avete? E questi qui sono i casi per me un pochino più, non dico difficili, ma fastidiosi. Chiariamo, non è un fastidio parlare di muffa, visto che ne parlo dalla mattina alla sera, però ti spiego cosa intendo. La persona che mi ha contattato, dal suo punto di vista, non avendo letto nulla su di noi, quindi non sapendo come lavora la nostra azienda, si aspettava chiaramente di sapere a fine della telefonata una sorta di preventivo di massima sulla sua abitazione, così senza aver dato nessun dettaglio, come succede ovunque del resto. E quando io gli ho spiegato invece il nostro modo di lavorare, che per noi ogni caso di muffa è diverso dall'altro e quindi obblighiamo ormai da più di un anno il cliente a sottoporsi a un'analisi gratuita tramite il nostro sito valutazionemuffa.it, è rimasto un po', non so come dire, non dico contrariato, ma un po' perplesso. E dal suo punto di vista ci può stare, perché io chiamo un negozio dove gli chiedo dei prodotti che so che loro hanno e non mi viene detto un prezzo, non mi viene detto come comprarli, c'è da rimanere un attimino perplessi. E quindi gli ho spiegato nel migliore dei modi possibili, come sto facendo adesso con te, il perché è necessario fare la valutazione. E questo è l'argomento del video di oggi, ci ho messo 3 minuti per arrivarci. Che cos'è questa famigerata valutazione gratuita della muffa? Sul blog lo spiego in maniera approfondita, anzi c'è anche un paio di video dove ne parlo, però vorrei cogliere l'occasione, visto che ricevo spesso di queste richieste in realtà, per fare un pochino di chiarezza. Allora, partiamo dalla base. Qual è il limite tecnico della nostra attività? Che siamo in provincia di Milano e serviamo tutta Italia, quindi malgrado io a volte appaia in vari video in alcune regioni d'Italia, non posso andare fisicamente in tutte le case di tutte le persone che mi chiedono una mano. Sarebbe bello poterlo fare, ma dovrei perlomeno duplicarmi. Oltre questo, non stiamo venendo a casa tua con sofisticati macchinari per misurare tutto quello che è la tua situazione. Ci sono delle aziende specializzate che lo fanno e si occupano solo di fare quello, cioè una prima, diciamo, diagnosi della situazione. Ti misurano le temperature dei muri, quanto hai di umidità, eccetera eccetera. Noi non lo possiamo fare. Noi abbiamo sicuramente in mano degli ottimi prodotti e il nostro obiettivo è quello di combinarli nella maniera più intelligente, senza crearti degli sprechi, perché sarebbe molto facile venderti la massima soluzione, la più costosa, e dirti che la devi applicare indistintamente in tutte le parti della tua casa. Non è questo ovviamente il modo di lavorare in maniera seria. E quindi il nostro limite è che ci troviamo a doverti dare delle soluzioni, e addirittura garantendole, senza poter venire a casa tua. Ulteriore ostacolo c'è il fatto che non saremo noi gli esecutori dei lavori, perché per lo stesso motivo di prima
se non posso venire a vedere il tuo problema, non posso neanche venire ad applicare i prodotti, anche se poi io materialmente non sono un imbianchino. E comunque non ci avvaliamo di una rete di imbianchini. Apro e chiudo una parentesi, perché molti mi dicono: ma come mai non applicate i prodotti? Tu immagina se noi potessimo avere una rete di imbianchini fidati che lavorano con il nostro stesso scrupolo in Italia. Ci vorrebbero anni di casting. Ovviamente non ti nego che ci stiamo lavorando. Quando capita qualche imbianchino che sposa il nostro progetto e che la pensa come noi e che trova utile tutto questo servizio prima dell'acquisto del cliente, ci collaboriamo con ottimi risultati. Ma l'Italia è un po' grande, quindi trovare qualche migliaio di imbianchini che lavorino con la nostra stessa passione, per il momento non mi è stato possibile. Ne ho circa 3-4, poi li presenterò nei prossimi articoli sul blog non appena avrò modo di rivederli. Torniamo a noi. Quindi, perché una valutazione della muffa online con delle foto e con un questionario da compilare? Ho deciso di utilizzare tutti gli strumenti che la tecnologia mi offre a disposizione, proprio per sopperire il fatto che non posso venire a casa tua. Quindi qual è la mia prima necessità? Vedere l'entità del tuo problema, e quindi da qui la richiesta di quante più foto o addirittura anche dei video. Molte volte li facciamo e vengono molto bene, o addirittura una videochiamata dove noi è come se fossimo a casa tua e ci mostri la tua abitazione. Questo già ci permette di capire qual è la situazione attuale dell'abitazione. È vero anche che in molti casi chi ci contatta pochi giorni prima ha pulito con candeggina e ha cancellato tutte le prove. Questo complica un pochino il nostro lavoro, ma non ci impedisce di farlo, perché magari mostriamo al cliente una vagonata di foto di muffa, visto che abbiamo degli archivi immensi, dove cerchiamo di capire qual era la muffa che somigliava di più al suo problema. Quindi in realtà, anche se pensi di non avere foto da far vedere eccetera eccetera, comunque chiedici la nostra valutazione. Perché un questionario di 10 domande? Beh, è molto semplice. Se dovessimo tenerti al telefono come prima telefonata una mezz'oretta minimo per chiederti da quanto tempo hai questo problema, cosa hai fatto finora, cosa hai usato eccetera eccetera, secondo me veramente va via un'oretta molto molto facilmente. E quindi ti chiediamo, prima di poterti contattare, di avere almeno le informazioni di base, che possono essere anche in quale stanze hai il problema, le misure, perché prima o poi questo dettaglio dovrà venire fuori. Se non sappiamo quanto è grande la tua stanza colpita da muffa, non possiamo neanche abbozzare un piano di lavoro. Questo mi sembra evidente. Quindi, una volta che abbiamo ricevuto queste due informazioni, il tutto è molto semplice, perché le foto le puoi mandare via WhatsApp e il questionario lo compili online tramite il nostro sito. Una volta ricevute queste due informazioni, un nostro tecnico ti contatterà e inizierete una conversazione, dove ovviamente il tecnico ti chiederà ulteriori informazioni, perché non è che da queste due cose che ti abbiamo chiesto siamo già in grado di fare il miracolo, magari. Quindi cercheremo di ispezionare dalla nostra postazione telefonica la tua stanza virtualmente, per cercare di raccogliere quante più informazioni possibile. E dove si trovano gli armadi magari a parete, ostruiscono magari una parete fredda o sono all'interno, e tutti i dettagli sui mobili, che tipo di zoccolino hai, questo te ne ho detta giusta qualcuna. Alla fine di tutta questa analisi, che ovviamente non finisce in una telefonata, di solito sono due anche tre telefonate, perché dopo che ci salutiamo dopo la prima telefonata, ovviamente ci saranno dei compiti per te, quindi magari dovrai recuperare le misure se non le avevi ancora prese, oppure dovrai magari consultare un video, perché da parte tua è fondamentale che tu sia informato e documentato. Non è che devi credere a qualche santone che ti racconta una bella storia sulla muffa. Quindi dovrai essere informato e ti daremo tutto il materiale che serve per portarti in pari, diciamo, con quello che è la nostra materia di cui stiamo parlando. Quindi nelle telefonate successive prenderai appuntamento con un tecnico, il tecnico ti ricontatterà, parlerai sempre con lui, quindi pure che ci chiami tu faremo in modo che parlerai con la stessa persona, perché ovviamente non puoi ripetere tutto da capo la tua storia. Quindi questo tecnico che ti seguirà a vita, perché nel caso anche tu decidessi di provare il nostro trattamento, avrai anche bisogno di una mano durante l'applicazione dei prodotti, parlerai sempre con lui. Fra 3 anni avrai bisogno di sentirlo per avere qualche delucidazione. Se sarà ancora con noi, ovviamente parlerai con lui. Quindi tutto questo, quindi, per spiegarti cosa? Che è davvero fondamentale
poter studiare il tuo problema prima di darti delle soluzioni. Io uso sempre l'esempio del dottore e della malattia. Quando abbiamo un problema di salute, di solito andiamo dal dottore e ci facciamo visitare, alla fine lui ci dà una cura. È vero anche che esistono i farmaci da banco e se abbiamo un po' di mal di gola non è detto che dobbiamo andare dal dottore, eccetera eccetera, però guardiamola così: se abbiamo un problema che richiede uno specialista, e qui mi piacerebbe essere paragonato con lo specialista, l'ortopedico della situazione, che invece nel tuo caso si occupa di muffa, hai bisogno di parlare con qualcuno che fa solo questo di mestiere. Se magari quando tu ti rechi in un colorificio nel centro commerciale ci fosse qualcuno che ti fa sedere in un tavolino e ti dice spiegami un po' la situazione, sono sicuro che già usciresti da lì con dei prodotti magari più adeguati, ma non è quello il canale di vendita, quindi non è nemmeno giusto che in un centro commerciale si faccia un servizio del genere. Noi invece siamo specializzati soltanto in questa cosa e dedichiamo il 99% del nostro tempo al cliente che ha bisogno di informazioni, e questo facciamo di mestiere. Quindi rinnovo l'invito a visitare il nostro sito valutazionemuffa.it e, leggendo tutta la pagina dove viene spiegato in maniera sintetica quello che io ti ho detto in 10 minuti, richiedi anche tu una valutazione della muffa se hai bisogno di una mano. Ti ribadisco che è gratuita e senza impegno, quindi non è che siccome hai parlato con noi dovrai per forza comprare qualcosa o ti stai mettendo un finanziamento sopra le spalle. Insomma, questo era per renderti l'idea. Il nostro obiettivo comunque con queste analisi, anche se non vanno a buon fine, è quello di analizzare e studiare quanti più casi muffa possibili. Non ti nego che i nostri archivi sono enormi e abbiamo schede che riguardano qualunque città da nord a sud Italia, quindi il nostro database di casi studio cresce sempre di più. Ovviamente se possiamo aiutare i nostri clienti siamo ben contenti, perché questa azienda funziona anche con le vendite, non soltanto con i video su YouTube, ma non ti nego che anche se abbiamo magari investito qualche ora per un cliente che alla fine per suoi motivi decide che preferisce fare altro o rimanda il tutto in primavera, comunque per noi sarà stata educativa. Quindi ti ringrazio ancora per aver guardato questo video, ti saluto, vado a lavorare perché ovviamente come sai io questi video li giro nel tragitto casa-lavoro. Buona giornata a tutti e ciao da Giuseppe.